Credo aiuta la mia incredulità. Carissimi fratelli e sorelle, sembra una preghiera molto semplice, ma profonda. Una preghiera con un'intenzione che subito lui ha ricevuto. Questo uomo del Vangelo oggi ci porta un esempio che dobbiamo seguire, una preghiera con un cuore semplice, dicendo, accettando la sua debolezza umana, Signore, io credo, ma aiuta la mia incredulità. Lui ha portato questo suo figlio ai discepoli di Gesù, loro guru, cioè maestro, loro non potuto di guarire, ma quanto questo uomo, con un cuore semplice, con un cuore puro, venuto al Signore chiedendo per questa intenzione, ma lui ha anche accettato, Signore, io non sono degno e non lo so, che la mia fede è forte, è piena. Se non è piena, aiutami di diventare una persona che può credere in te. Noi ogni giorno preghiamo sempre, tantissimo. Quante intenzioni abbiamo? Chiediamo a noi stessi, noi riceviamo ogni preghiera che chiediamo al Signore? Noi abbiamo la fede forte o ancora dobbiamo crescere nella nostra fede? E questo è un momento che il Signore, i suoi discepoli non potevano comprendere tutti gli insegnamenti del Signore. Questo è un esempio, non potuto. Il Signore ha dato loro tutta la potenza di guarire, ma loro non potuto comprendere che il loro maestro insegnato loro. Anche noi tante volte noi non possiamo arrivare a un certo punto di fede, di ricevere la sua grazia. Per ricevere la sua grazia bisogna un cuore puro e umile. Tante volte la nostra preghiera diventa un comando, non una richiesta. Deve essere non tante parole, ma le parole semplici e umili. Se possiamo andare davanti al Signore con un cuore puro, con una mentalità semplice, umile, possiamo ricevere la sua grazia. Carissimi fratelli e sorelle, in questa Santa Eucaristia chiediamo al Signore, Signore, ci dà l'umiltà che possiamo pregare bene e ricevere la tua grazia.